E Buonasera buonasera ragazzi, ragazzi! bentornati sul canale, benvenuti in questo secondo Twatch del mese. E allora, siamo in questo This Week at the Chessplate per raccontarvi come al solito le novità della settimana, che non sono tantissime ma sono molto succulente. Cominciamo a presentarvi l'impresa esotica che sarà disponibile a partire da stasera alle Da 18. Noi quando uscirà questo video? sì, esatto, noi saremo in live alle 21 su YouTube. Quindi mi raccomando che c'è una nuova grafica, c'è sotto un nuovo computer OP, quindi mi raccomando venite. Cercheremo appunto di Non c'è la fare. nuova grafica, cazzo dici? Perché non c'è una nuova Perché grafica? mi Perché non serve c'è la la scheda scheda d'acquisizione? d'acquisizione. Cercate di venire perché noi proveremo a prenderla nel minor tempo possibile, anche se sappiamo che è una quest bella lunga adesso dai leak, non me la ricordo precisamente, ma era bella Bella, lunga e bella bella, bella. sostanziosa. Noi cercheremo di fare il più possibile e ci farebbe piacere se veniste a farci compagnia in live. L'arma dal trailer che hanno fatto uscire sembra veramente, veramente molto forte. Tritappa, non so se è in Impfire che c'è un aumento dell'anno, ma dubito. Vediamo. E sembra anche shotta una super in un tempo minuscolo. Quindi sembra veramente qualcosa di mostruoso. Sperando che non sia tipo dire addio al Telesto, che oggi diciamo addio al Telesto al Fendione. Speriamo. Bambini infami. Speriamo che non arrivino i bimbi ultima parola. Perché speriamo non sia così cancro. vediamo. An ancora non ci esprimiamo, però insomma, dai gameplay che hanno rilasciato non è proprio incoraggiante come cosa. Sempre parlando di live, come vi avevamo già annunciato la settimana scorsa, questa domenica dalle 21 faremo la live in cui appunto chiacchiereremo con voi riguardo il gioco, che penso chiameremo una cosa come The Chessplate Talk, una cosa simile. E quindi domenica dalle 21 ci trovate live su YouTube. Questa volta la grafica bella c'è perché non serve la play. Quindi venite perché sarà una cosa in cui chiacchiereremo insieme del gioco, della trama, di tutto quello che volete. Quindi più siamo, meglio è, più ci divertiamo. Altra cosa molto importante è la presentazione di questa nuova serie in live che abbiamo intenzione di portare, sperando che abbia un discreto successo, che è l'Ignoride. È un sì, sarebbe una sorta di ride che noi facciamo insieme al nostro solito gruppo di gente che cazzeggia, e quindi teoricamente facciamo live, e siccome noi ci divertiamo da morire ogni volta, speriamo di riuscire a divertire anche voi, ecco. Se mi ricordo vi metto il best of di un ride che facciamo qua nelle schede, se mi ricordo. Ultima notizia, come penso tutti saprete, dall'1 al 3 di febbraio ci sarà la Open Demo di Anthem, in cui appunto tutti potranno giocare, anche chi non avrà preordinato il gioco, e dato che comunque abbiamo già sperimentato bene o male le meccaniche, se volete giocare insieme a noi siete i benvenuti, anzi non vediamo l'ora. E quindi ecco, cercate di partecipare in tanti perché è veramente un bel gioco, salvo alcuni problemi tecnici della demo, ma domani uscirà un video dedicato riguardo la demo di Anthem e eventuali sviluppi. Quindi ecco, partecipate perché potrebbe essere veramente un bel gioco. Quindi per questo Twatch settimanale è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo episodio di This Week at the Chessplate. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Mi raccomando, passate dai social, che come ogni volta sono in descrizione, Instagram, Facebook e anche dal nuovissimo bellissimo sito. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, quello sulla demo di Anthem. Ciao a tutti. E ricordatevi stasera alle 21 in live per l'ultima parola. Sì, se no vi spariamo con l'ultima parola. Capita. Amen. E io sono Gaul. È la tua luce.